Mi chiamo Santa Di Lallo, sono nata a Petrella Tifernina il 3/6/56 e credo di poter raccontare un ricordo di quando stavo andando in vacanza in Corsica con mio marito e i miei due figli, Giuseppe e Francesca. E si arriva con la nave ad Astia e c'è tutto l'arrivo della nave e a un certo punto i miei due figli, presi dall'eccitazione eccetera, scappano per poter scendere prima di noi, prima della mamma e del papà. E nel trambusto io li ho persi praticamente, mentre tutti si preparavano per scendere, io li ho persi, ho cominciato il padre da una parte e dall'altra a cercarli e a un certo punto mi sono sentita chiamare praticamente dall'altoparlante e c'era il signore che diceva: la signora Di Lallo Santina è desiderata da Giuseppe e Francesca al banco del non mi ricordo cos'era, e sono arrivata e ho visto mia figlia con questo vestitino bianco con i papaveri che dava la mano e guardava il fratello con aria fiduciosa e comunque, come dire, di affidamento, e l'altro è il fratello che era sereno, tranquillo, con la mano e che aspettava, non aveva paura e non si sono spaventati più di tanto, cioè la paura è stata mia. Loro hanno capito che la cosa che potevano fare era rivolgersi a qualcuno, diciamo, ufficiale tra virgolette, e aspettare che comunque l'avevano rielaborata la loro paura, soprattutto il grande che aveva assunto questo ruolo, diciamo, di fratello maggiore in una delle occasioni, ed erano davvero piccoli. È stato un arrivo in Corsica piuttosto agitato.